In una stalla viveva un giovane asinello di nome Lolo. Una mattina di inizio primavera, il padrone entrò nella stalla e prese Lolo perché era giunto il momento di lavorare i campi. Lolo lavorò senza sosta fino al tramonto. L'indomani dovette andare a prendere un carico di pietre. Il giorno seguente l'asino trasportò un pesante carico di legna. Col passare dei giorni Lolo era sempre più stanco. Il dorso gli doleva e gli dolevano anche le zampe. Una mattina Lolo si rifiutò di lavorare, si impuntò e non volle uscire dalla stalla. Muoviti, brutto pelandrone! Credi che io ti tenga per la compagnia? Ma l'asino non ne volle sapere e rimase solo e triste nella stalla. Perché mio padrone mi tratta così male? Per tanti giorni io l'ho aiutato e servito e lui ora non mi dà neanche una pagliuzza di fieno. Passarono alcuni giorni e Lolo pensò che fosse giunto il momento di cambiare vita. Piano piano, durante la notte, uscì dalla stalla e se ne andò. Camminò lungo la strada e poi si trovò in un bosco di querce. Tutto era buio, troppo silenzioso. Solo a tratti un gufo faceva sentire il suo verso. Lolo tremava per la paura e iniziò anche a diluviare. L'asino andò in cerca di un riparo e vide una debole luce. Si fece coraggio e si avvicinò. Trovò una casetta con la finestra illuminata. Guardò dentro e vide che le pareti erano coperte di quadri e sul pavimento c'erano macchie di colore. Nella casa vivevano alcuni amici pittori. Venne ad aprire uno di loro di nome Pablo. Poi arrivò Vincent insieme a Joan e Pierre. Accolsero con gioia l'ospite inaspettato. Da quel giorno Lolo rimase a vivere con i suoi nuovi amici. Volle anche lui dipingere con i colori e come pennello usò la sua coda.